Allora, la prima volta, no, c'è poco da ridere, faccio al funerale, serve. Prima volta che andai in astinenza di eroina. Allora, era lontano 2001. L'eroina fu l'ultima tra tutte le droghe e avevamo iniziato ad andare a prendere in Via Anelli a Padova. Adesso avevamo 5, cioè o una macchina piena o due macchine smezzate. Perché se ricordate quell'incidente in macchina che ero seduto dietro, che loro correvano radiomaneti, avevo paura. Pioveva 120, stato in curva sopra, strada rialzata di qualche metro. Mi capita di parlare. E io mi sentivo, sento di dietro che va, mi aggrappo al sedile, mi convinco, non morirò, non morirò. La macchina giù, si incappotta, vengo sbalzato fuori dal lunotto posteriore, non ci dico io. E sono, mi ricordo di essere stato deporre, cioè proprio mi sono sentito deporre sui lotti di terra, sulla terra, proprio lentamente, ce n'era abbastanza. E presi, adesso arriva il tipo, quello che mi dice sempre che sparo i numeri. Presi, e coincidente, 7 milioni, calumi. E adesso ti darò un altro numero che mi ricordo. Con quei 7 milioni erotti, e mi sono fatti tutti di eroina, fumarla, cioè spagnola, che poi l'odore è buonissimo, sa quasi di vaniglia. E quei 7 milioni sono durati, caro mio, dei numeri, 12 giorni. 12 giorni. Cioè, almeno io sono convinto, magari 2 settimane. Comunque, per me, io ricordo 12, questi 12 euro. E la sera, tutte le sere, quindi. La sera che non avevo più soldi, ovviamente sono stato a casa, a letto. E allora che prendevo solitamente l'eroina, stato detto tranquillo, senza pensieri, paure. Iniziò a sudare, questi sudori prima. Insomma, bagna una canottiera, due, tre. Stato così. Ho avuto principalmente, c'erano 12 giorni di roba fumata. Comunque, no, anche no. Mandai un messaggio alla Fabiana, una tipa che si faceva da molto tempo, prima era alle meta, però aveva iniziato molti anni prima e si bucava. E si sceme una, mamma mia, che bella che comunque. Ed è una tipa sveglia in gamba, bellissima. E un altro messaggio: se sei in astinenza, ti consiglio di essere. Dopo quell'incidente, mi promisi che avrei guidato sempre io, e per un anno andrà così. Se no, una sera, che dovevamo andare a prendere la roba, che guidava la Fabiana, e io non volevo perché avevo paura dopo l'incidente. I soliti, ma è balance, fanno pressione, io non è che, insomma, mi sono fatto convincere. Nebbia, 120 statali, io ero seduto dietro, in centro proprio. Cioè, la volta prima che ero seduto con un altro c'è stato un incidente. Un anno ho guidato io,
Salgo su, aveva la tetra, la tema. Sì. Suo fratello aveva la Lancia Delta, integrali, quello perla, elaborata per quasi 500 cavalli, che lei guidava. E lui si guidava, c'era cioè, tipo in gamba svegliissima, una roba incredibile. 120, quello dei numeri, adesso non so, magari era 110, non lo so. Nebbia. Altri numeri, visibilità 5-10 metri, va per superare che va affetta l'astinenza lei. Dietro una macchina va per superare, superando, vede comparire i fanali gialli di una macchina che arriva, senso contrario. Credo di ricordare addirittura le goccioline d'acqua in sospensione davanti ai fanali, e lei ha avuto il sangue freddo, anche aiutato dall'ABS, di frenare e tenendo frenata rientrare tra le due macchine e la macchina che veniva. E messo un. Cioè, non ne ha neanche avuto tempo di avere paura, sinceramente. Comunque, fortunatamente, lei è una tipa molto in sveglia. E sono stato vicinissimo a una frazione di secondo dalla morte. Era uno scontro tra 110 e 120, non mi ricordo questo. E non lo so, ovviamente la velocità dell'altro probabilmente andava più piano, c'era tanta nebbia, comunque quasi 200 all'ora, forse insomma vettori contrari, posti e così. Comunque quella volta fu la prima volta che andai in astinenza di eroina, le notti terribili, il giorno un po' meglio, però è durata 3 giorni. Però questa è stata la mia prima astinenza. Ne fate qualcuna, non tantissime, perché dopo quel metodone storia cambia. Questa è stata la mia prima. Fra un quarto d'ora vado al SERT. E basta. Che avete? Ci avete? Ah, ci torna da SERT. Qua. Fortunatamente è una giornata di sole. Quindi fotografie solari in HD, qua. Ok? Col telescopio solare. E fare delle belle foto del sole. Mostra la naso, insomma. Mi piace a sé, fantastico. Vabbè. Dai. Ciao.